Su un altro blog del comico K. Oggi, signori, sono in un fa sto facendo un video di protesta. Protesta perché non ce la faccio più. A parte questa scritta che vedete sotto, di mandare per favore chi ha Xbox e gioca online, fatemi questo piacere qua, non me ne frega se dovete farlo, dovete mandare un reclamo di gioco o come cavolo vi pare a voi. A questo tipo qua, donna poeta, comunque ho scritto sotto, credo che si veda. Perché, signori, oggi devo fare una protesta contro la IA perché non ce la faccio più. Allora, chi ha l'Xbox prende 3 mesi di abbonamento, paga 19,90 euro, una roba del genere. Poi 15 euro se lo trovate scontato così. Quindi, mosso, signori, ma lasciamo stare. Paga 19,90 euro. Non è possibile che io per fare una partita a FIFA ci devo mettere 2 ore. 2 ore, signori. Ma vi rendete conto cosa sono 2 ore? Cioè, uno sta lì a cercare una partita. Oltre che un sicuro. E il problema che è il problema della mia connessione. È un problema di server. Server! Perché ogni volta mi fa disconnesso dal server A. E allora, scusa. Una roba, vabbè. Non si collega, non si collega, mi disconnetto, mi riconnetto al mio profilo, provo ad andare, entro in un server vuoto, ci sono io dentro, si vede che di fianco ci sarà il computer, perché quando non c'è nessuno sarà probabilmente il computer per la sessione vuota, che aspetta un avversario, sta lì tipo 5 minuti fermo così e io devo aspettare. Poi esce, prova a rientrare in un'altra partita, si blocca pure quella. Una cosa intollerabile, signori. Io non ce la faccio più, veramente, cioè, sto sclerando perché certe cose, cioè, veramente non si può aspettare, cioè, uno paga 19,90 euro al mese, ma vi rendete conto? Ogni 3 mesi 19,90 euro. Parte pane, cioè, sembrano pochi, ma guarda che dopo un po', 3, 6, 9, 12, devi pagare 4 volte 19,90 euro, che farebbe un calcolo tipo. No, 18, 36, 4, 76 euro. No, vabbè, diciamo, vabbè, più o meno sui 76 euro, su 80 euro. Cioè, ogni 4 mesi tu hai speso 80 euro. Io se sugli 4 mesi mi ritengo a quest'ora. 4, 8, 12, un anno avrei 8, 6, avrei 240 euro se mi ritengo. Però li spendo. Diciamo così che li spendo e vabbè, mi raccomando, questo qui è un video di protesta contro la AI e contro questo bruttissimo pezzo di merda figlio di non sto lì ad aggiungere altro perché sennò poi non siamo qui a raccontare tutto, però no, perché questo qui poi è un mito, questo qui è un mito, mi sfida Barcellona, io ho il tifo il Chelsea però. Lui prende il Chelsea, io allora per non copiarlo prendo il Barcellona. Una squadra, vabbè, Barcellona è fortissimo. A me sinceramente sembra che molte volte ai giocatori mongoloidi, vabbè, lasciamo stare. Fortissimo comunque, vedi che gioca, sta giocando. Allora vedi che, vabbè, contropiede, ma ci sono io, palo, vabbè. Palo, ormai sono abituato io a prendere palo. Contropiede lui, gol, Torres. Che com'è, non segna mai, lui segna sempre. 1-0. Poi, altro contropiede. Lui 2-0, lo sta battendo. Secondo tempo mi fa un rigore. Cioè, tra l'altro, l'ultimo uomo gli dà giallo, non gli dà neanche rosso. Vabbè, sbaglio il rigore. Perché io sui rigori faccio cagare, ve lo dico. O prendo o tiro centrale o tiro poco a lato. Quindi non è che faccio un po' cagare sui rigori. Poi vedi che riesco a fare una giocata delle mie sulla fascia di sinistra. Scatto tutti, mi muovo. Arrivo al tiro gol 2-1. Sto per fare un contropiede, 90esimo, fischia l'arbitro. E va bene, ha fischiato l'arbitro, figlio di puttana, va bene. Vabbè, gli do i punti, mi chiede la rivincita, cioè gli chiedo la rivincita, mi dice sì, va bene. Ma stavolta prendo il Chelsea contro Chelsea. Io cambio totalmente formazione, per esempio metto Kalou al posto di Torres, perché Torres a me mi sembra una signorina quando gioca. Non so, ma a me Torres sembra una signorina, appena gli fai così cade per terra. Vabbè,
Metto calmo, parto subito, un gol mio, un gol suo, un gol mio e siamo 2 a 1. Poi 3 a 1, 4 a 1 per me. Poi fa un gol lui e poi al 90esimo riesco a fare il 5 a 2, signore, 5 a 2. Stesso di prima, eh? Lui ha preso il suo Chelsea, io ho preso il mio Chelsea col modulo diverso, perché io cambio sempre, perché quel modulo che è ingiocabile, usare il Chelsea con quel modulo non si può. Vabbè, vedi proprio al 90esimo, mentre sta per fischiare l'arbitro, se ne va. Porca puttana troia. Cioè, va bene, cioè, almeno essere corretti. Io ho dato la vittoria. Ti sei preso i tuoi punti e a me me li hanno tolti. Lui, brutto bastardo, non mi ha dato nessun punto e se n'è andato. Chi se ne va, ricordo che gli tolgono tipo 100 punti, a chi se ne va o 60, non mi ricordo neanche se se ne vanno comunque tolgono abbastanza punti, però a chi rimane, che sta vincendo, nada, 0 punti gli danno. Qui è una roba. Anche semmai chi abbandona quello che è ancora in partita riceve punti, non quello che se ne va li perde. Scusa, che cazzo c'entra? E alla fine chi vince 0 punti. Scusa, cioè, che cazzo di ragionamento è? Vabbè. Vabbè, poi a parte io che gli ho scritto tipo un messaggio lungo così, poi gli ho inviati gay, frocio, finocchio, figlio di re, gli ho mandati tanti, ma talmente tanti. Comunque, io dico, inviategli questo reclamo qui, perché per me giocare così è in modo scorretto, perché io quando perdo rimango sempre. Dovessi perdere 6-0, che non è mai capitato, comunque è capitato che ho perso tipo 2-1. Questo sì, è capitato 2 volte che ho preso 2-1, però sono rimasto. Io rimango sempre, anche quando gioco col comico che mi fa incazzare come una bestia, perché, vabbè, è fortino lui a FIFA, però quando gli dico di fare certe cose e non le fa e perdiamo tanto, io dico, vabbè, dai, rimaniamo, tanto perderò punti, poi se gioco da solo li recupero, sempre. Infatti adesso sono a 4.190, una roba, dopo che ne ho persi tipo 2.000 per partite insieme a lui. Facciamo il calcolo. Vabbè, alla fine se n'è andato. Io gli ho inviato 2.000 reclami di tutto. Comportamento di gioco, manomissione del sistema, di tutto gli ho inviato, di tutto. Gli ho inviato anche la rep del giocatore. Gli ho inviato che il giocatore è evitato. Adesso spero che mi risponda sto coglione. Spero che mi risponda perché gliene dico talmente tante che vede lui. Poi andrà a finire in manicomio sto brutto bastardo. Comunque io continuo a dire così. Tanto per chi ha questa abitudine a FIFA di andarsene e di non rimanere, tanto perdere punti perdete voi punti. Quindi alla fine è così. Quindi rimanete, perdete meno punti di quelli che dovreste perdere se ve ne andate, ci date, e date punti a quelli che vincono. Alla fine questo qui per me è il modo migliore per giocare. Poi ti puoi incazzare perché per esempio fai una partita a prendere 8 pali, questo qui fa un contropiede e fa un gol. A me è capitato più di una volta. Vabbè, lì ti incazzi, poi se proprio. Te ne vai una volta, due, ma non che ogni volta che perdi te ne vai. Che cazzo è? E poi ci credo che non sarei più di livello a FIFA. Comunque io ho ancora sta protesto contro la EA perché ha i server di merda che se non li mette a posto faccio un casino della Madonna. E protesto anche contro questo brutto pirla pezzente di merda Finocchio Frocio. Al prossimo blog del comico K3, dove sarà presente anche Comico, dove risponderemo a qualche domanda che ci fate su blog e su Facebook. Ricordo Facebook, il comico, staccato K3, in parola. Niente, al prossimo blog del comico K3. Buster!